Oh no! Quello lì, Patrick, è tutto ubriaco in mezzo alla strada e gli piove pure in testa. Che disgrazia! Stiamo per guardare un'animazione paurosa di It che va a sduzzare il povero SpongeBob. O come viene chiamato qui in Sardegna, Boboreddus a spugna. E questo qui è Patrizia Sistedda. Ho visto un TikTok di questa cosa, mi ha fatto spaccare. Comunque non ci interessa adesso. Lui sembra che sta attraversando un momento molto triste della sua vita, vedete? Tutto ubriaco, sotto la pioggia. Non so perché, cioè, sicuramente ha dei problemi. Addirittura urla, insomma, proprio una vita che per lui è ormai giunta al termine, non è più felice. Finché non vede una casa in lontananza. E non dovrebbe essere un consolo, cioè non dovrebbe, c'è anche qualcosa che luce nella finestra lì in basso a sinistra. Vabbè, non dovrebbe essere una cosa che ti consola comunque vedere una casa infestata. Però lui pensa che sia il suo amico SpongeBob o Boboreddus a spugna, anche detto, che effettivamente sembrava, perché era giallo, quindi poteva essere. Dice: ah, Boboreddu, forse sei tu. Quindi dice: ah, la porta è aperta, vado. Si è anche ringalluzzito, vedete che non è più piangente. Magari butterà anche la bottiglia e ci darà un taglio col bere. Infatti, vedi, non ha più neanche la bottiglia. E va rinnovato di nuova determinazione per la sua vita. Quindi ha rinunciato ai pensieri tristi per rincontrare il suo amico Boboreddu. Vediamo se ora ci sarà davvero Boboreddu. Secondo me non c'è, perché il nome dell'animazione è SpongeBob It. Quindi suppongo che ci sia di mezzo It. Tra l'altro però mi rendo conto adesso che c'è un'altra parte di questa animazione. E io non so. Però mi sa che quest'altra parte di questa animazione noi dovremmo vederla pure. Perché a questo punto, cioè, che lasciamo la storia a metà, non è possibile. Quindi fatemi sapere voi, scrivetemi nei commenti se vogliamo vederla. Va bene, per il momento però teniamoci questo momento Boboreddu, va bene? E sembra essere lui, Boboreddu. Un po' sfasciato sembrava. Lui dice: SpongeBob, sei tu? Anche lui una faccia un po' strana, però. Entra al coperto, almeno si toglie da sotto la pioggia. Dice: vabbè, male che vada, non è Boboreddu. Però c'è un quadro di It lì, è non buono. È un brutto segno questo, fortunatamente è lui. Ciao, Patrick. Aia. Non mi sembra SpongeBob, cosa ci fai qua? Dove sei stato? Mi mancavi. E non ti ho mai smesso di cercare. Però lì, cioè, si sta alzando quello lì. Il figuro è birbante, furfante. Questo gli fa il sedere a striscia adesso a tutti e due, Lui dice: unisciti a me, Patrick. Galleggerai anche tu, mica inquietudine, scappa Patrizia Sistedda. Quello lì, Boboreddu, non è lui. Ecco, mamma mia. Infatti era Squidusubruppu, il polpo. Anche questo in sardo è Squidusubruppu. Poverino, tutti e tre. Che storiaccia che si sono uniti in questa triste storia. Che è successo? Sento piangere. Che bruttura! Chi era quello lì? Il sottopalla di SpongeBob, Boboreddu. Stanno massacrando Patrizia o Patrick. Lo stanno facendo a pezzi, ma proprio di tutto e di più gliene hanno tirato. Forse però c'è un lieto fine, magari non è vero, magari hanno fatto a pezzi un tacchino per fare festa. No, mi sa che è andata, sì. Quindi c'è questo finale terribile. Ma, c'è un continuo. Voi pensavate di no? E invece c'è... Dram, babam, spam! Allora, pronti? Questo qui è il creatore. Molto bravo, devo dire. Una bellissima animazione. Vediamo il seguito. Non è il seguito di quella, però. È un'altra storia. Questa qui sempre con Boboreddus a spugna, perché oggi è il suo giorno fortunato. Ma questa volta non è con It. Non vi dirò con chi è, c'è un'altra creatura del mostruoso. Però lui dorme su tre materassi perché vuole essere sicuro che i mostri da sotto il letto non ci arrivano ad acchiapparlo. Ottima tecnica. Dorme anche sonni molto sereni. Però, qualcosa lo ha svegliato, forse troppi tuoni. Guarda sopra di sé e c'è sempre lui, perché non era sopra ma era un'altra prospettiva che non so che cacchio di letto è, bucato al centro, un salvagente, vabbè. Lì c'era la sua lumaca del cacchio, Gary. Che in sardo non c'è, perché
Gavino probabilmente si chiamerà, non lo so. Comunque si gira dall'altra parte. E c'è la porta aperta. Però avrà detto: vabbè, la lumaca sarà uscita a fare la pipì. Ci sta. Infatti non si allarma particolarmente. Però dice: vabbè, nel dubbio andiamo a spizzare, andiamo a controllare un pochino, no? Sembra un po' uno sbandato anche lui, perché vedete tutto col pannolino là, tutte le mutande pisciate, insomma una schifezza, una zazzaccia. Però dice comunque: no, devo andare a controllare, non esiste che lascio in difficoltà il mio amico Gary. Nella lentezza, però bella l'animazione, eh? Però anche qui, cioè, se non ci fossi io a dire le cose che succedono, sarebbe tre ore della stessa immagine. Scusate, vabbè, ho capito che animare le cose è difficile, però vabbè, non dico niente, mi scuso. Comunque, nella schiazza di sangue, qui SpongeBob si sveglia, dice: ma cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non torna. A parte che non credo che le lumache abbiano il sangue rosso, però, anzi, sono sicuro che non ce l'hanno. Però lui apre la porta e vede, probabilmente adesso si vede il mostro. State pronti? Indovinate chi è? Avete 3 secondi per scriverlo nei commenti. Chi sarà? Chi è? Chi lo scrive prima è un genio? Ecco che ci siamo quasi. Scrivetelo adesso se non siete dei baroni. Chi è? L'avete riconosciuto? A parte se è mangiato la lumaca, che è una cosa terribile. Cioè, ma aspetta, scusate, ma che immagine inquietante è mai questa? Allora, chi è? Ve lo dico io se non l'avete indovinato. È lo Shy Guy. Quindi già il fatto che SpongeBob l'ha guardato in faccia, per noi sapienti di SCP, o almeno parzialmente, perché la sapienza non ha mai confini, però questo vuol dire morte certa, perché lo Shy Guy ammazza chiunque lo guarda in faccia. Quindi adesso SpongeBob è morto. Bobo Reddu, sei andato, eh? Devi fare baracca e burattini per prepararti ad andare in paradiso o all'inferno a seconda delle tue azioni nella vita terrena. Mi dispiace, ma ti tocca. Tanto Gary è morto, quindi guarda, se ne rimangono dei pezzetti. Si è fatto in mille mamma mia. Sei proprio mamma mia. Una tristezza, cioè il suo amico. Quasi sono dispiaciuto per Bobo Reddu, perché non è una scena veramente brutta. E quello è incazzato come una cosa, scusate, ma lo è. Proprio in furia, su mille furie. Lui ma cos'è sta roba? No, ma perché non è lo Shy Guy sta roba. Sembrava, ma non è. Allora, sicuramente è un SCP, perché c'è scritto il nome dell'animazione SpongeBob SCP. Quindi essere un SCP è un SCP. Però sembra, forse è Humans Refuted, probabilmente è Humans Refuted, che è un altro SCP, non so se vi ricordate. Abbiamo fatto su Minecraft più di una volta anche. Sparito nel vuoto, non c'è più niente. Se l'avrà mangiato anche a lui, tanto questo mi sembra aggressivo, Boh. Non ci dice. Beh, sarà morto. Se finisce così è morto. Anche Bobo Reddu, poverino. Non ci farà vedere il cadavere mezzo mangiato? Vorrei vederlo. Mi piace vedere SpongeBob mangiato. No? È finita così. Avrei preferito vedere SpongeBob mangiato. Più bella quella di It, secondo me, eh? Vabbè. Per la prossima volta dobbiamo rivedere però il seguito di quella di It. Non rivedere, vedere il seguito di... Fatemi sapere se lo volete vedere. Per oggi ci fermiamo. Grazie a tutti di aver visto. Ci vediamo stasera in live alle 19. Mi raccomando, non mancate sul sito Viola, Lion VGF Live. Tutto attaccato, cercatelo, trovate. E per oggi è tutto. Lion out!